Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi vi porto un nuovo video sulla campagna of France, ma prima di iniziare vi invito sempre a iscrivervi al canale, lasciare sempre un bel pollicione all'insù e in più vi vado a ricordare sempre in descrizione sono tutti i miei link di affiliazione Giants che potete usare per acquistare tutte le varie cosine che riguardano farming, così facendo potrete aiutare la mia partner. Allora ragazzi, eccoci qua di nuovo e sempre, insomma, per il momento, sempre sulle campagne di Francia. Continuiamo questa serie dove l'ultima volta abbiamo finalmente cominciato a guadagnare, perché come potete vedere abbiamo adesso ben 305.000 euro. Abbiamo venduto tutti gli scivoli, quelli che stiamo producendo alla segheria, abbiamo venduto il formaggio, lo yogurt, il succo di mele e abbiamo fatto tutti questi bei soldini. Allora, innanzitutto, allora, qua le mele le ho messe a vendita automatica perché raga, fanno tantissime mele e le mie produzioni non riescono a smaltirle. Infatti, guardate qua, questo è pieno. L'altra produzione dove sto a fare il succo di mele sono piene, quindi l'ho messa per il momento a vendita. Poi, quando mi riservano per le produzioni, rimettiamo che ci spawnano e le portiamo alle varie produzioncine. Ok? Quindi io direi mo che dobbiamo fare? Andiamo a dormire perché dobbiamo andare a marzo. Facciamo passare un'altra giornatina. Sì, ok, ci svegliamo alle 8. Facciamo passare un'altra giornatina perché oggi andremo a crearci una nuova zona. Perché come avevo detto nell'ultimo gameplay, questi soldi qua, raga, che ci facciamo se no, non ce li possiamo tenere là, li andiamo a investire. Ok? Perfetto, allora. Prima di andare, volevo un attimo caricare il latte. Vediamo un po' sto latte qua, quanti ce ne abbiamo? 8.000. Allora, un altro lavoro da fare urgente. Dobbiamo pulire le stalle, raga. Guardate qua quanta cacca che c'ho. E alle galline sto messo peggio. C'ho una montagna di cacca da levare da ste stalle. E purtroppo è un lavoro che dobbiamo fare poi prossimamente. Allora, per quanto riguarda il latte, qua ragazzi, non serve andare fino là sotto per caricare il latte, perché come potete vedere, insomma, triggerino lo prende anche qua fuori, quindi non serve andare fino là sotto, anche perché c'è la lana, quindi il trigger lo prende anche da qua fuori. Una cosa che volevo farvi notare. Allora, carichiamo sti 8.000 litri. Queste fanno 8.000 litri più o meno a giorno, 10.000, insomma. Fanno tantissimo latte. Ok. Scaricato, perfetto. Allora andiamo. Ah, mi sono comprata la bicicletta pure, raga, mi sono comprata la bici, Eccola qua, così ci spostiamo, andiamo con la bici. Andiamo a farci una passeggiatina con la bici. Tanto stiamo a marzo, siamo in primavera, il tempo lo permette, anche se insomma c'è meno 4, mamma mia, qua segna meno 4, un po' esagerato, meno 4, comunque. Quindi allora a livello di campi non dobbiamo fare niente perché stanno tutti a posto, forse dobbiamo fertilizzare l'erba qua, vediamo un attimo quello che ci è rimasto da fare. Ah, vabbè, dobbiamo seminare, abbiamo due campi da seminare. Che sto a dire che non dobbiamo fare niente per quanto riguarda i campi. Allora, quei due campi che ho, aspettate un attimo. Oh, guardate gli alberelli, cominciano a crescere, vedete? Guardate che spettacolo. Mamma mia, abbiamo fatto bene a metterli perché mo, visto che abbiamo la segheria, poi sti alberelli quando sono belli grandi ce li tagliamo e li portiamo tutti là. Che volevo vedere? Ah, volevo vedere i girasoli, quando si piantano sti girasoli. A dove sta qua? Per vedere i gir sì, si possono piantare. Stiamo a marzo, sì. Perché dobbiamo fare l'olio là, no? Dobbiamo fare l'olio di girasoli. Per quanto riguarda l'olio, oggi ci andiamo proprio a farci una zona. Volevo mettere un bel frantoio. Cioè facciamo una bella zonina qua, raga. Allora, l'idea mia all'inizio era quella di fare un vigneto. Però poi ho pensato, perché il vigneto? Forse è meglio qua a fare un bel oliveto. Perché raga, visto che mo prossimamente dovranno uscire queste benedette mappe italiane, casomai il vigneto, l'uva l'andiamo più a lavorare in quelle mappe, se no facciamo sempre le stesse cose. Quindi qua ho deciso di
di fare l'oliveto, che l'oliveto, insomma, l'ho fatto poco su farming, quindi secondo me ci sta. Allora, per prima cosa, per prima cosina, andiamo a mettere una produzione, un frantoio. È vero che ho il frantoio di là, raga, posso lavorare l'olio. Questo è vero, perché ho la produzione quella che ho là in paese, dove posso fare l'uva, cioè posso fare il vino, posso fare l'olio. Però volevo crearmi una zona proprio a sé. Volevo usare un frantoio che vado a mettere io. Allora, questo frantoio qua che sto per mettere fa parte del Grapp Production Pack, che lo trovate sul Modab ufficiale. Eccolo qua. Volevo mettere questo qua. Allora, siccome questo spazio è tutto mio, forse fino qua era il limite, diciamo, la linea di questo campo qua, quindi ci spostiamo un po' più qua, perché diciamo che l'oliveto lo devo far capitare, diciamo, più o meno al limite del confine, perché poi è capace che non me lo fa lavorare se andiamo più là. Però il frantoietto, questo qua lo possiamo mettere un po' più giù, tanto me lo fa mettere ugualmente, quindi a noi lo mettiamo così. Allora, vediamo un po', mettiamolo così. Ok, questo è messo. Ok, allora mo, pr per prima cosa mo dobbiamo fare, volevo fare una stradina, progettazione. Casomai ci mettiamo un po' di questa. Allora, questa qua diciamo è la stradina, e qua casomai faremo l'ingresso, ok? Così. Partiamo qua e andiamo all'ingresso. Questo qua sarà, diciamo, il nostro ingresso. Forse era meglio la ghiaia, che ne pensate? Forse la ghiaia era meglio, raga. Che sto fa? Ma che sto fa? Allora, vernice, forse la ghiaia era meglio. Mi sa di sì, raga. Non voglio insiste, ma facciamo un po' di ghiaia, forse è meglio. Così, facciamo, fammi fare col mouse che faccio più preciso. E questo qua è il nostro, diciamo, il viale che ci porta qua. Questa sarà l'entrata. Ok. Poi ci mettiamo qualche alberello, giusto tipo, no, questi no, non ci stanno quelli che mi piacciono a me, raga. Ora ci tocca metterci qualcosina del genere, tipo, che ne so, tipo questi, che ne so, mettiamoci questi. Non ci stanno quelli che mi piacciono a me, raga. Sono quelli stretti, tipo i cipressi, capito? Però ci mettiamo questi qua. Va bene uguale, dai. Questo diciamo che sarà l'ingresso, no? Dove sta la bicicletta? Mannaggia, mi sono persa la bici. Allora, andiamo un attimo a vedere. Poi ci farò casomai una recinzioncina, pure vediamo un attimo. Allora, questo qua è l'ingresso, ok? Andiamo qua, tichiti, tichiti con la biciclettina e entriamo qua al frantoietto. Allora, fermati però. Mo' qua dobbiamo mettere, ci mettiamo altra ghiaietta. Mettiamoci altra ghiaietta. Mettiamoci altra ghiaia, perché qua mo dobbiamo un attimo sistemare, no? Facciamo tutta ghiaia. Ghiaia, tutta la ghiaia, così facciamo tutto un bel lavorettino preciso, ok. Facciamo, così, a posto. Ok, questo sarà il nostro piazzalotto. Ok. Casomai poi qua ci dobbiamo mettere pure un piccolo capannetto. Anzi, facciamo così, mettiamocelo subito. Perché questo poi ci servirà per mettere i mezzi. Perché poi io i mezzi li lascerò qua, naturalmente. Tutto quello, insomma, che riguarda la lavorazione dell'uva. Vediamo se riusciamo a metterci qualcosina di carino. Che ne so, tipo questo.
Ci sta questo, no, questi no. Casomai ci mettiamo uno di questi stile un po' più italiano, no? Tipo questo, che ne so. Che ne pensi? Questo, che ne pensate? Che ne pensate? Tipo così. C'entrano qua tutti i mezzi, io penso di sì, dai. Mettiamoci questo, dai. Facciamo così. A posto. Ok, quindi qua ci andiamo a rimettere tutte le varie attrezzaturine. Mo' piantiamo, insomma, mettiamo il, come si chiama là? Il frutteto, no, il frutteto, il le chip olive orchard, questo qua, no? Ok, lo facciamo proprio qua davanti. Insomma, si partiamo da, che ne so, partiamo da qui, lasciamo un po' di spazio per, mettiamo qua. Vai, partiamo da qua. Facciamo bello lungo, raga. Bello, 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 bello così. Andiamo, cerchiamo di stare un po' dritti, casomai. Così. Questo rispetto al vigneto è un po' più difficile da mettere perché. Vabbè, dai, è più facile pure questo, pensavo peggio. Che il pallino quando diventa verde, allora state nella giusta distanza, no? Così. E mica tanto. Così. Così, qua ci mettiamo a fa l'olio, raga, come non ci fosse un domani. Qua mi sono scordato una filetta, mi sa. Ok. Così, io penso che ci siamo, eh. Facciamo un'altra filetta, raga. Basta, dai. Ok. Che ne pensate? Vediamo un po' un attimo. E questo sarà il nostro bel olivetino. Guardate qua che bello, raga, che bello. Spettacolare, spettacolare. E mo ci dobbiamo mettere un attimo un po' di erbetta qua, voglio un attimo sistemata tutta questa erbettina. Leviamo un po' di questa erbettina altina, altinuccia, altinuccia, eccolo qua. Così, così qua lasciamo tutto bello liberi, liberi. Ok, bello, no? Mo' io qua non so se farci una recinzione o meno, almeno diciamo qua allora sì, facciamocela perché mi è venuta proprio un'idea in mente. Allora facciamo così, ci mettiamo un cancello qua, un cancello tipo, che ne so, che ne so, ora ci mettiamo, mettiamoci un cancello tipo di questi, no, questi no, tipo questo, mettiamo un cancelletto qua così, guarda. Così. Ok. E mo ci andiamo a mettere. Qual è il coso, no? Di questo? Qual è il coso di questo? Non ci sta. Questo qua, giusto? Facciamo, chiudiamo qua. Ok. Vediamo qua. Chiamo deve fare un po' dritto. Così. Non so se metterci un altro cancello qua o no. Aspettate, vediamo un po' come esce. Se noi ci andiamo a mettere un altro cancello qua, facciamo doppio cancello, però no.
Vediamo un attimo. Allunga. Questo dovrei mettere al contrario però. Così e poi mettiamo di qua, chiudiamo, andiamo a chiudere quest'altro lato qua. Così. Ok, andiamo un po' a vedere che abbiamo combinato, raga. Ok, guardate che bello. Si apre questo, perfetto. Guardate qua che precisione. Guardate qua che precisione, raga, proprio al millimetro. Che ve ne pare? Che ve ne pare, raga? Guardate qua che bello. E quindi abbiamo questa nuova zona, diciamo, frantoio, dove andiamo poi a lavorare tutte le nostre olive. Qua sarà lo scarico sicuramente delle olive. E qua fuori usciamo e abbiamo il nostro bel oliveto. Quindi aratura. E vabbè, dobbiamo lavorarlo. Mo, casomai la prossima volta iniziamo. Compriamo qualche attrezzatura, visto tanto che abbiamo qualche soldino avanzato. Volevo un attimo vedere. Volevo vedere che cosa. Che volevi vedere? Allora, qua c'è l'area di spawn, vedete? Perfetto. Quindi qua usciranno tutti i pallettini. Preciso, no? Preciso. Allora, possiamo fare qua olio di girasole, olio di colza e olio d'oliva. Noi qua andremo a fare esclusivamente olio d'oliva. Questo qua non ci interessa. Questa fa parte di un'altra produzione con l'uva. Però a noi non ci interessa. Ok? Quindi qua andremo a fare questo olio d'oliva. Perfetto, ragazzi, guardate qua che bello, che ve ne pare? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Secondo me è uscito proprio bello. Guardate qua che carino. Usciamo, anzi qua chiudiamo qua, prendiamo la bicicletta. Prendiamo la biciclettina. Prendiamo la biciclettina e ce ne torniamo a casina. A casina chiudiamo tutto. Guardate qua che bello. E ce ne andiamo. Perfetto. Ok, ragazzi. Ma la prossima volta compriamo qualche attrezzatura. Iniziamo a lavorare l'oliveto. E vediamo un po'. Insomma, dai. Lasciate sempre un bel pollicino all'insù se vi è piaciuto, insomma, questo video. Iscrivetevi al canale. E vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.